Eccoci ragazzi e ragazze, video in velocità che sulla fine venerdì non ce l'ho fatta. Allora, iniziamo la settimana, non vedo l'ora, allora vado a confrontare Fabri con il modello. Questo è importante a te, caro amico, cara amica che mi stai ascoltando, perché quello che faccio io come dire, è influenzato anche dal mio karma. Mentre la cosa importante qui è capire il modello se continui a funzionare. E la risposta è sì. Farò un webinar più avanti per far capire perché la gente vada a provare tantissima sofferenza nel fare trading. Sono quasi sicuro che tu che mi stai ascoltando hai provato o stai provando una sofferenza enorme quando vai a fare trading e sulla fine che cosa fai? Salti da un modello all'altro. Non perché ne hai scoperti parecchi, perché hai avuto delle intuizioni, per esempio, ma perché sei alla ricerca di un qualcosa che ancora non esiste. Ok, quindi semplifichiamo e questo metodo veramente mi sta piacendo un sacco perché è un qualcosa di reale, no? Quindi togliamo anche la parte mistica, per carità. Io penso che i cicli esistano, ovviamente, li conosco, li utilizzo da anni, ma perché Fabri lì su tempo maturo è ripartito un ciclo? E accettalo, fai un atto di fede perché nell'universo tutto è ciclico. Qui invece andiamo a confrontare grandezze reali e con un confronto per quella che è per me, tra virgolette, la macroeconomia, io cerco di capire che cosa stiano facendo gli operatori sul DAX. Non sempre capirò quello che vanno a fare, ma il vantaggio statistico continuo a vederlo e soprattutto a portarmelo a casa. Quindi per adesso sono in prima linea con sostanzialmente più 500 meno 1000 per quel discorso delle Monte Carlo che ho già fatto e rifatto eccetera eccetera. Poi può capitare come la scorsa settimana con massima fiducia nel modello che il più 500 sia diventato 1590, ok? Andando overnight vedi che c'è stato il cambio di giornata. Allora, detto questo, avanti tutta. Vediamo, quindi io ho fatto quello che vedi, vediamo quello che ha fatto il modello. Allora, un attimino solo che sono le 8 e quindi si aggiorna un attimino l'indicatore. Aspettiamo ancora un secondo. Ce la possiamo fare. Ribadisco sempre il concetto di caricare lo storico per la giornata attuale, ma siccome in questo ruolo diciamo che in qualche maniera faccio vedere sempre tanto storico, allora ho tanto storico. Poi come puoi notare qui sotto ho messo anche il fair value senza l'ST. Ci sto facendo dei ragionamenti in funzione anche di vostre fruizioni del modello stesso. Saluto e ringrazio. Allora, vediamo se ce la facciamo senza mettere in pausa il video. Dai, proprio cliccato nel momento giusto alle 8, ovviamente c'è l'apertura ufficiale del DAX e quindi questo può capitare. Potevo scegliere un momento migliore, ma ce la facciamo. Poi non si blocca mai, è così la piattaforma, ma è normale che quando sei in diretta capiti. Allora, cosa facciamo? Partiamo o non partiamo? Partiamo o non partiamo? Partiamo o non partiamo? Diciamo che caricandogli, perfetto, non blocco il video, vediamo in quanto si ripiglia. Chiaramente caricandogli sotto tantissime candele, ok, si è ripigliato. Può capitare questo. Ho caricato anche il fair value, ne parlo oggi in trading room. Allora, il 22, se avessi deciso di operare, avrei notato che ad un certo punto il fair value, la macroeconomia, faceva questi massimi che venivano rotti qui. Quindi qui c'è un miglioramento della macroeconomia. Malgrado questo, il DAX rimaneva sotto a questo massimo e anche a questi massimi qui. Quindi la macroeconomia migliorava. Il DAX rimaneva sotto, divergenza nascosta. Appena rientra la falsa rottura a questo punto della macroeconomia su questa candela, short più 500 circa, meno 1000 per me, tradotto in termini di punti, più 10, 11 punti, meno 21 punti e li ha pagati. Ok? Quindi detto questo, praticamente da qui fino insomma 13, 14, eccetera. Quindi diciamo più 500. Poi andiamo avanti. Questa qua, ad esempio, interessante, sono da vedere in diretta, ragazzi e ragazze, come faccio sempre a vedere in trading room. Questa
Qui guarda, ad un certo punto che cosa noti? Vedi che qui la macroeconomia va a peggiorare. Vediamo, lascio tutte le scritte, non voglio più cancellare laggiù, diciamo, quello che ha fatto il modello. Vedi che qui la macroeconomia peggiora. E malgrado questo, sì, il DAX scende, però non va a rompere questo minimo crescente. Quindi tendenzialmente quando la macroeconomia qui va a rientrare sopra il minimo precedente, si evince una falsa rottura e si può provare. E quindi scatta da qui il long. E da qui, ripeto, va contro di 10 punti, ma non sono 21 e ne paga 10, 11, quindi più 500. Poi vedi che ho fatto anche dei 500 e qualcosa perché li trascino i target su a mano. Andiamo al giorno dopo. Il giorno dopo, sostanzialmente, scarabocchiamo di qui, vedremo se ce la faremo. Facciamo di qui, ma allora, praticamente, che cosa succede? Che poi ad un certo punto della giornata ci siano dei veri e propri calci di rigore, nel senso che ad un certo punto la macroeconomia faceva questi due minimi che venivano rotti, venivano recuperati qui, quindi falsa rottura, diciamo, dello studio della magenta su un DAX che aveva fatto come operatori, perché sono loro che fanno questo minimo, un minimo qui e poi minimi crescenti, per cui da lì long. Ricordati che sulla candela setup se ne vale la pena in termini di lunghezza, tipo qui fino a questo minimo sono 5 punti, può già essere interessante, si può mettere un long anche da qui, ok? Da questo punto qui. E soprattutto diventa interessante, soprattutto per chi si è agli inizi, fare questo ingresso, perché puoi mantenere sempre lo stop loss di 21 punti, però fare 10 punti più la lunghezza della candela setup, quindi 15 punti, ok? Quindi in questo caso va a più 10, va a più 15, quindi sono 500 e 750. Ok, poi secondo segnale, sempre la stessa musica. La magenta fa un minimo qui, viene rotto. La macroeconomia ha questo peggioramento. È un discorso frattale. L'ho già fatto, lo faccio tutti i giorni, lo rifarò. Gli operatori del DAX minimi crescenti. Rientra su la macroeconomia, su questa close che sarebbe qui la magenta, long da lì e altri più 500. Senza saperne leggere né scrivere, tant'è che lo stiamo insegnando anche ad una macchina. Poi ad un altro orario ancora, macroeconomia col minimo qui che viene rotto qui, ma ormai gli operatori del DAX sono convinti di non venire giù, quindi il DAX non verrà tendenzialmente giù, long da qui, eventualmente long da qui, qui c'è un trattino blu perché statisticamente parlando, oltre a un target di 10 circa punti, uno stop loss di circa 20-21 punti, abbiamo anche un'uscita temporale perché in genere entro un'ora paga, ok? Quindi meglio se dopo un'ora non ti ha pagato venirne fuori. Quindi qui siamo un'ora, quindi in quel momento lì puoi andare in trailing stop così in questa maniera, essere sbattuto fuori qui così, oppure quando siamo chiaramente qui, ma anche qui ne hai una in leggera perdita, una in leggero guadagno, faccio pari e patta e va bene così. Però intanto se ho già fatto anche le altre tre, perfetto, ok? Andiamo avanti, vabbè, puliamo un attimo, quindi 500, 1000, 1500, 2000, 2750. E ti sei già preso l'annuale, no, altro che annuale, il vitalizio, che ha un inghippo, 2 anni e mezzo circa di abbonamento e ce l'hai per tutta la vita, compresi gli eredi alla tua dinastia, della tua dinastia. Andiamo avanti, chiaramente. Pastrocchiando, vedi che si blocca un attimo la piattaforma, ma lascio girare. Poi ho già tante piattaforme aperte, il programma che registra, quindi insomma ho un po' il PC risucchiato nelle sue risorse. Questa qua di nuovo ha lo stesso concetto, no? Nel senso che sostanzialmente ad un certo punto tu vedi tutti i minimi crescenti della macroeconomia, no? Poi qua viene giù e quindi rompe questo minimo e anche questi due, no? Sostanzialmente. Mentre c'è quel peggioramento qui, questa zona della macroeconomia, il DAX rispetto a tutti questi minimi sta solo che salendo. Per cui quando la macroeconomia ripartirà generando una falsa rottura dei suoi minimi crescenti, ovvero qui, da lì è long e da qui di nuovo 500. Ok? Quindi li scriviamo così, poi puliamo dopo. Quindi andiamo avanti. Altre situazioni palesi non ce ne sono, è ovvio che Fabri. Entrare qui e tenere fino là sono 128 punti, vabbè, ci sta. Non ci sono qui sulla salita né per fortuna segnali short, prova a vedere, né evidenti segnali long. Ad esempio qui c'è
c'è un massimo della macroeconomia che viene rotto, qui migliora e quando siamo in questa zona il DAX mediamente è qui, ovvero più sotto del massimo precedente. Sì, ma la macroeconomia non fa marcia indietro e quindi non si innesca. Quindi sostanzialmente siamo che puliamo 3250, 3250, scritto male. Andiamo avanti, qui così c'è un segnale, togliamo magari un po' di zoom, si vede meglio. Qui così c'è un segnale long che ho fatto su un ragionamento condizionato perché ad un certo punto vedi qui la macroeconomia ha spinto giù bene e il DAX faceva questo minimo e questa discesina. Quando poi è ripartita sulla macroeconomia, insomma il DAX non aveva mostrato segni di indebolimento eccessivo, confrontandolo con una grandezza reale che è la macroeconomia. Quindi long da qui, qui non vedo ma non mi sembra che abbia preso, 10 punti ci sono. E poi, quando la macroeconomia ha questi minimi che vengono rotti qui così e il DAX continua a fare minimi crescenti, quando rientra qui, anche questa l'ho fatta. Quindi sono altri 500 più 500, 1000. Fabri, ma questa candela setup non la puoi comprare anche sul minimo? Sì, ma non era un secondo ingresso così distante, per cui ne faccio uno anche visto l'orario. Quindi andiamo a 4250 e puliamo 4250. Poi andiamo avanti. Questa giornata qui, questo long, solito discorso, qui c'è un minimo alla macroeconomia che corrisponde al DAX, traccio il minimo, anche da qui può già essere preso il long, ok? Però la rottura è proprio al limite, quindi preferisco un po' più evidente e da qui vado long e da qui vado anche long e quindi qui sono altri 500 più 750, quindi andiamo a 5.005 e io dico il grafico è fatto, ragazzi e ragazze, però insomma... Quando riesco a livello energetico, di concentrazione, bla bla bla, sono tutte operazioni che faccio. Poi chiaramente qui c'è un segnale bello con una macroeconomia che guarda come accelera su, una grandezza reale e gli operatori del DAX vanno ancora addirittura giù, non gliene frega niente. Rientra qui la macroeconomia in close, ovvero questa close, e qui sono altri 500. Quindi andiamo a 6.000. Poi non sto facendo a caso questo numero, mi sto tirando le orecchie. Questa qua l'ho fatta, è quella che mi ha dato 1500, me la sentivo, sono andato anche overnight e quindi sostanzialmente qua c'è la macroeconomia, che ragionamento ho fatto? Perché chiaramente ci ragiono ragazzi e ragazze. Qui è stata rotta, miglioramento su questo pezzettino, che però rimaneva sotto questi massimi, insomma. Quindi non c'era proprio una volontà precisa di andare a fare nuove avventure su questi massimi qui, no? E allora quando poi è rientrata qui io sono entrato short, ok? Chiaramente si poteva mettere un aggiuntivo non dopo la close qui dove sono entrato poco più sopra, ma magari anche un po' più in alto qua così per esempio, però non l'ho fatto, l'ho tenuta e quindi comunque segno 500 e va a 6.005, lambaradam, 6.005. Adesso si è bloccata perché fa strocchio, poi magari c'è un attimino di mercato un po' diverso in open come liquidità, quindi mischia un attimino le carte, aspettiamo. Quindi non sto promettendoti che fai 6.000 euro a settimana, io sto solo dicendo che con più o meno 1.000 questo è quello che la macchina deve imparare a fare, perché molti segnali me li perdo, perché magari sono stanco che sono rimasto oltremodo in trading room a ripetere questo modello, piuttosto che sono un essere umano che comunque gradisce ogni tanto anche mangiare, fa la pausa pranzo. Piuttosto che inizio in trading room alle 9, mi perdo i segnali sempre tra le 8 e le 9 sostanzialmente, ma istruendo la macchina a questo ne veniamo a capo. Okay? Andiamo avanti al giorno 26, il giorno 26 praticamente è dove ho preso lo stop loss praticamente e poi sono rientrato. Perché? Perché sono un trader. Allora, perché sono entrato short? Perché qua c'è un massimo della macroeconomia che è più o meno come questo, viene rotto qui, quindi c'è un miglioramento in quel momento lì della macroeconomia e il DAX è più sotto di questo massimo, ma di questi massimi. Quindi appena la macroeconomia è rientrata sotto, qui così sono entrato short, ok? Mi ha stoppato come hai visto. Perché sono rientrato? Perché su questa salita, sul broker dove ho cliccato mi ha preso, ma su questa salita, sostanzialmente da qui fino a qui, per un capello non c'erano i 21 punti di grafico, ok? 20-21. E allora ho detto, vai mai che mi abbia preso e poi venga giù, allora sono un trader, sono rientrato. Gli ho messo stop loss di 21 punti, profitto di nuovo intorno ai 10-11 punti e poi questa discesa mi ha fatto recuperare. Però sui 6.000, 6.500 che c'erano, qui ne togli 1.000, quindi vai a 5.000.
Quindi settimana chiusa così. Se fai più 500, meno 1000, ok? Senza inventarti nulla, ma veramente senza inventarti nulla. Poi il fatto che sostanzialmente, qui così, sostanzialmente ad un certo punto ci possono essere ulteriori dettagli per, vabbè, il grafico è fatto, provare anche il long, perché chiaramente se la situazione va in stop al millimetro come qui, appunto rientro, però poi ha proseguito ancora un attimo, ha scrollato un attimino, evidentemente questo è stato un movimento istituzionale, ok, per ancora produrre un po' di rialzo, e qua si vede un qualcosina, ma non segniamo niente perché ci mancherebbe, però vedi ad esempio questo doppio minimo magenta è sostanzialmente qua così, questa situazione qui sul DAX, ok? Quindi malgrado la macroeconomia sul secondo minimo vada praticamente a livello del precedente sul DAX, quando siamo qui non siamo qui, ok? E tutte queste spike mi confermano ancora che in questa zona abbiano messo dei paletti long, ma questo è già un ragionamento che alla macchina non insegniamo, insomma, però noi esseri umani lo possiamo fare. Ti auguro una buonissima settimana, grazie, e a venerdì per vedere come si sarà conclusa la situazione qui. Ti ringrazio. Per adesso fair value che sta salendo, DAX che sta salendo sostanzialmente, aspettiamo un attimino. Attenzione che ci sarà per il discorso dell'imperatore, la moneta yen che sarà bloccata per un bel po' di giorni. Allora la moneta yen, il modello macroeconomico interviene, non so, vediamo, magari abbasserò un po' la size per questa settimana per vedere un attimino se lo yen, come dire, che si muoverà tendenzialmente diversamente o proprio non si muoverà. Adesso devo andare a vedere perché la festività yen, ok, però quoteranno euro yen, dollaro yen, GBP yen, boh, dopo vado a vedere, potrei già farlo adesso ma lo faccio dopo, quindi hai capito, stai attento come sempre. Grazie, buona settimana, ciao.